Quanto pesa una vittoria? Sono diversi i fattori specifici che ne determinano la misura: l'efficacia, la tenacia, la capacità di rispondere agli imprevisti, la collaborazione, il cuore, i tifosi, il remare tutti insieme verso un obiettivo chiaro. Questo determina i 73 punti che hanno permesso alla Pallacanestro Trapani di battere la Stella Azzurra Roma, diretta concorrente per la salvezza, nella prima delle tre partite di fuoco in programma in questo febbraio. I sostenitori granata hanno risposto presente alla chiamata della società e i ragazzi in campo non hanno lesinato l'impegno o l'abnegazione, anche quando sarebbe stato fisiologico traballare, come alla fine del secondo quarto, quando la terna arbitrale ha stordito i presenti con l'espulsione di Capitan Mollura. Si azzera e si riparte, ci si affida alle certezze. La conduzione di Massone, le mani fatate di Renzi e la doppia di Stumbris, senza nulla togliere agli altri protagonisti della causa granata. Una vittoria quindi dal peso specifico importante, che dà fiducia in vista della prossima trasferta a Rieti. Poi, per chi vuole crederci, forse qualcuno dall'altro avrà anche spinto i ragazzi alla vittoria. Le sedie vuote non lo sono mai veramente. Ascoltiamo l'analisi di coach Parente. Era una partita che... figlia di una settimana molto molto complicata, come del resto sono state le altre. L'avevamo giocare in maniera tecnicamente e tatticamente diversa nell'idea, e purtroppo poi prima l'esclusione di Miles e poi l'espulsione di Mollura hanno cambiato totalmente i piani. Credo che ci dobbiamo portare a casa la consapevolezza che individualmente tutto quello che facciamo non conta niente se non produciamo uno sforzo per i nostri compagni, e oggi ho visto veramente un atteggiamento che mi fa ben sperare per le prossime partite di coesione, perché eravamo a un certo punto completamente disastrati e senza energie per effetto delle rotazioni ridotte al minimo. Quindi devo fare i complimenti ai miei per l'attitudine, ma c'è poco tempo per ricaricare e capisco che possa svuotare mentalmente una partita del genere, perché era uno scontro diretto e ci eravamo costruiti il vantaggio vincendo a Roma, eravamo a pari punti e abbiamo visto più persone al palazzetto. E dobbiamo dare adito a questi ragazzi che comunque ci hanno messo veramente tutto, perché nessuno ha finito con una stilla di energia.